Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Sono le 10 di mattina, mi sono svegliata da poco, ho fatto colazione e tutto quanto, quindi perdonerete questa faccia, soprattutto la voce, perché dopo 4 settimane, forse anche 5 settimane di tosse, placche, tonsille gonfie, chi più ne ha più ne metta, mi sto riprendendo adesso, quindi ancora un po' di gracchio ce l'ho, quindi perdonerete anche questo. Fatto le solite premesse, nuovo vlog. Vi ho fatto ieri il sondaggio su Instagram, tra l'altro se ancora non mi seguite andate perché appunto siamo molto attivi anche lì, e vi ho detto domani, cioè oggi, mi vado a tagliare i capelli. Volete che vi giro il vlog? Naturalmente, tipo il 98% delle persone mi ha risposto sì, quindi eccoci qua. In realtà vi dico una cosa, vi dico una verità: io l'avrei fatto lo stesso, anche se mi avessero detto di no, perché volevo proprio fare un vlog. Sto riuscendo purtroppo a farne soltanto una settimana. Uno, ho paura di annoiarvi tremendamente. Abbiamo già toccato questo discorso, e ok, abbiamo capito che a voi fa piacere lo stesso, però a me dà fastidio non avere nulla da dirvi, o meglio, sempre solite cose. E quindi ho detto, vabbè, faccio qualcosa oggi, colgo l'occasione e giro il vlog. Prima di tutto, perché vado a tagliarmi i capelli? Allora, ci sono varie ragioni. Diciamo che dall'ultima volta che li ho tagliati, che tra l'altro mi sa avevo fatto il vlog anche quel giorno, adesso lo vado a ricercare così vediamo quanto li avevo tagliati. Da quella volta li ho ritagliati altre due volte, perché vabbè, a me i capelli crescono tantissimo. Per fortuna o per sfortuna, devo ancora capirlo. E dall'ultima tagliata ho detto che adesso li faccio crescere e basta, perché li voglio lunghi. Però purtroppo non ci riesco. E chi ha fatto la stessa cosa che ho fatto io può attestare questa cosa. Io, quando avevo 12 anni più o meno, avevo i capelli lunghissimi, ma tipo che mi andavano anche oltre il sedere se li lisciavo, perché io sono riccia teoricamente. Solo che mi annoiavano tantissimo, si facevano sempre i nodi. Ogni volta che dovevo lavarmi i capelli mi facevo il segno della croce per tutti i nodi che dovevo poi andare a disfare, un dolore assurdo. E quindi ho preso la decisione, e anche quello avevo fatto il video al tempo, di tagliarli. Avevo fatto più o meno questa lunghezza, che da quella di prima era tipo tantissimo, e la frangetta, vabbè, lasciamo perdere. E da quel momento in poi diciamo che non li ho più fatti ricrescere lunghissimi, al massimo mi arrivavano sotto il seno, ma nulla di che. Da quando li ho tagliati invece più corti, che è stato tanto tempo fa, li ho tagliati da sola così, mi ha preso il matto e li ho tagliati tipo zac così. Da quando ho fatto quel taglio lì, che poi sono andata a sistemare dal parrucchiere, ma dettagli, li ho sempre o quasi sempre tenuti abbastanza cortini, perché per il mio modo di star dietro ai capelli, cioè zero, è la cosa più comoda in assoluto da fare. E poi penso i tagli corti non mi stiano poi tanto male, quindi una cosa in più. Questa lunghezza qua, che non mi sa né di carne né di pesce, mi dà un odio così profondo che me li staccherei a mozzichi. Però è una cosa un po' infattibile. E quindi ho detto, cioè in realtà ci stavo pensando proprio ieri, e ho chiesto a mia madre di prendere appuntamento dal suo parrucchiere, perché dove vado io il sabato è chiuso, e io quando voglio fare una cosa o la faccio subito o non la faccio più. E quindi oggi appunto ho appuntamento. Voglio tagliarli, penso di fare il taglio più corto che abbia mai fatto in tutta la mia vita proprio. Vediamo l'ultima volta, non riesco a trovare il vlog, ma forse non l'avevo fatto. Comunque, li avevo tagliati tipo così, probabilmente. Stavolta io vorrei farlo, non vi voglio allarmare, ma tipo sotto l'orecchio, anche perché quest'estate mi si sono spezzati tantissimi i capelli e qua si vedono. E per non parlare di, vabbè, adesso lasciate perdere che sono sporchissimi, poi parleremo anche di questo, ma qui sopra li ho tutti spezzati, ma forse non si vede neanche, perché col dimagrimento e tutto si sono indeboliti. Io ho sempre avuto dei capelli bellissimi, quindi questa cosa me l'ha proprio stroncati. Non sono state nelle decolorazioni né altre cose, vi posso assicurare. Devo fare assolutamente questa cosa. Io pensavo di tagliarli addirittura tipo così. Cioè, voglio fare una super pazzia, voglio cambiare totalmente. Infatti ho trovato su internet le foto di Demi al tempo, quando si era fatta i capelli corti. Secondo me stava da Dio, e farò più o meno una roba del genere. Vediamo, sono molto molto happy. Ah, tra l'altro, discorso capelli sporchi, che anche nell'ultimo video alcuni di voi hanno notato, non dipende da me. Apro e chiudo parentesi: i miei capelli non si sporcano facilmente, neanche si vedono tanto di solito. Però da quando sto andando tutti i giorni al centro, prendi i mezzi eccetera, logicamente si sporcano il triplo, perché al centro c'è più smog e prendi i mezzi, tutto
tutte le cose che si appiccicano ai capelli, tutto lo sporco. Io sono stata la prima a dire perché adesso mi ingrassano di più i capelli. Poi ho fatto un attimo 2 più 2, ho detto: ah, ok, non sarà per questo. Chi fa questo percorso giornalmente come me, magari può testimoniare che succede questa cosa, perché io mi sento uno schifo, se no. Da che mi lavavo i capelli una volta a settimana, tranquillamente, adesso li devo lavare anche 3 volte, a volte a settimana, devo tagliarli. E no, non avrò rimpianti, anche perché, ripeto, i capelli mi crescono tanto, fortunatamente, quindi, cioè, nel giro di tipo 2 mesi starò così, se non più lunghi. E poi fa bene tagliare i capelli ogni tanto, perché si rinnovano. Tra l'altro, tornando al discorso che non ci sto a casa, soprattutto la mattina, orario in cui passano i corrieri, logicamente, tan tan tan, avviso di giacenza. Che non mi succede praticamente quasi mai, perché ormai, vabbè, i postini, i corrieri li conosco tutti, quindi anche se c'è da firmare, loro mi buttano il pacco tipo nel giardino davanti a casa, così appena arrivo li prendo, insomma, senza che faccio i viaggi, le cose, eccetera. Però stavolta, infatti, mi sembrava strano, è perché c'è la dogana da pagare. Purtroppo a me succede sempre. Quando in alcuni casi dicono: magari può capitarvi di pagare la dogana se siete in quel 10% di persone. Ecco, io sono sempre in questo 10%. Però questa volta mi è andata bene, perché il massimo che ho pagato di dogana, e non sto scherzando, sono 86 euro. Che io volevo solo morire. Però quel pacco l'avevo pagato più della mia vita, quindi l'ho dovuto prendere per forza. Vabbè, lasciamo perdere, se ci ripenso mi viene l'orticaria. Questo invece sono 15 euro. L'unico problema è che tipologia raccomandata da per estero. A volte può capitare che ti scrivono anche da chi, perché, cioè, io devo pagare sto pacco, ok? Ma nel mio caso, che mi arrivano pacchi a non finire, come faccio a capire di chi è? Dovrò spendere questi 15 euro così un po' alla cieca, tra virgolette, però devo farlo. Perché? Vi spiego. C'è un pacco, o meglio, un Funko Pop che ho preso dall'America, perché purtroppo solo da lì potevo prenderlo, perché è un Funko in edizione limitata, fatto dalla Funko di Wonder Woman, quella così con i polsini, no? E mi sa che ve ne avevo parlato in qualche video, forse anche quello di Funko Pop, che mi doveva arrivare questo Funko. Però sono passati quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, e non mi è arrivato. C'era scritto che da 30 giorni era bloccato a Milano, e quindi ho detto: vuoi vedere che magari è questo? Io in realtà me li sono già fatti rimborsare i soldi del Funko, perché tramite eBay, se non ti arriva entro 8 giorni, puoi fare un reclamo, e è andato bene, quindi mi hanno ridato tutti i soldi. Però vuoi vedere che magari è proprio questo? Perché è l'unica cosa che mi può venire in mente, quindi io devo prenderla. Però si può ritirare da lunedì. Fortunatamente lunedì sto a casa, quindi c'è scritto dalle 8:20. Io, tempo che mi sveglio, neanche mi trucco, perché ormai non mi trucco più, e vado, e non vedo l'ora di vederlo. Cioè, vi giuro, sono troppo curiosa. Vi è mai capitato una cosa del genere? Comunque, visto che ci sto e sto qua a parlarvi, vi faccio vedere, perché, ebbene sì, sono tornati i capi di Shein. Devo dire che questa volta mi è andata molto molto bene, e come sempre io vi lascio i link dei capi qua sotto, guardiamoli insieme. Primo, ho preso questo cardigan, lo volevo da una vita, un cardigan così bello, non lo so, avvolgente e grigio scuro, quindi l'ho preso e non so da che parte l'ho messo. Ok, eccolo qua, è di questo grigio un po' melangiatino, abbastanza basico come forme. E poi qui ha le tasche, ed è un sacco carino. Io vi consiglio di andare a vedere i link qua sotto e vedere appunto i capi, come calzano sui modelli, perché io in questo momento non ho proprio sbatti di provarli. Poi ho preso questo pantalone che lo vedevo da tutti e lo volevo troppo provare, che è fatto così, li ho messi anche al contrario, ottimo, perché il fiocco sta qua davanti. Sulla vita, che è abbastanza alta, hanno questa arricciatura, e poi sotto cadono abbastanza dritti, vedete, finiscono così. Sono in realtà non troppo eleganti, cioè potete abbinarli tranquillamente con qualsiasi cosa, anche con un maglioncino un po' così casual. E visto che mi viene richiesto molto spesso che taglia prendo di queste cose, in realtà Shein è abbastanza giusto come taglie, quindi io porto una 44-42, e quindi prendo sempre quelle se le trovo. Tipo del cardigan è taglia unica, quindi è taglia unica. Questi qua ho preso una M, anche del prossimo capo, che è tipo un top barra vestito, non l'ho capito, però è molto bella la fantasia, ho preso un M. E il capo in questione è questo. In realtà lo puntavo da tantissimo, ce l'avevo tipo nella wishlist, però non l'ho mai preso, non l'ho mai scelto. Ed è di questo color, sembra un color tipo cammello, ma in realtà è un po' più chiaro dal vivo, e ha tutta questa fantasia un po', come si chiama, bohème, bohemienne, molto floreale. In realtà io penso dovesse essere un vestito, è un po' cortino per i miei gusti, però magari, vedete, col fatto che davanti è più corto e dietro è più lungo,
lungo. Magari potete metterci tipo una gonna a fascia, però è un sacco carino, poi è leggerino, quindi magari voi potete mettere anche la sera d'estate. I materiali di Shein tra l'altro sono molto belli. E presto arriverà anche un altro ordine che invece ho fatto io su un altro sito che vi farò vedere. Comunque adesso finisco di sistemare delle cose al computer, devo finire di copiare gli appunti dell'Accademia, perché ieri abbiamo iniziato effetti speciali, non vi dico il dramma, e dopo devo andare a fare le unghie a mia nonna, perché lei da sola non riesce, logicamente, cioè riesce solo a farci una mano, l'altra non se la fa mai, quindi l'aiuto a fare queste cose e poi noi ci rivedremo, penso, direttamente all'ora di pranzo, perché ho già parlato troppo. Allora, tutto quello che devo fare e che vi ho detto l'ho fatto. Tra l'altro non so se vi ho fatto vedere le unghiette nuove. Su Instagram ve le ho fatte vedere sicuro. Eccole, più o meno dai, si vedono. Sono effetto baby boomer con questa glitter perché non posso farne a meno. Io adoro questo effetto. Tipo un French moderno. E è la seconda volta che lo faccio in realtà. Comunque adesso, visto che penso sia l'una, un certo Langurus, mi mangio questa che è avanzata ieri sera. E poi penso basta perché mi riempirà. Ah, oggi pomeriggio devo anche, dopo il parrucchiere, perché almeno così ho i capelli fatti, girare un video, perché appunto come vi ho detto io li giro sabato e domenica. Poi stasera, visto che i miei non ci sono un'altra volta, io e mia sorella probabilmente andiamo al cinema. L'unica cosa è che non so quali film ci siano, cioè proprio non ho la più pallida idea, perché è da un po' che non guardo la lista, non mi ricordo neanche quelli che sono usciti. Poi io e mia sorella guardiamo due generi totalmente differenti, quindi a volte ci sta quello che piace a lei, ma a me non piace, e viceversa. Quindi dobbiamo sempre trovarne uno che matcha. Quindi vediamo un attimo. Mi mangio questa cosa. Che sta scoppiando. Ma sapete che io sono ossessionata con Ladybug? Miraculous si chiama. In realtà è francese. Cioè, non ho capito mai questa cosa, se è francese, inglese, americano. Comunque è troppo figa la grafica. E l'hanno messa su Netflix la prima stagione, ma la seconda è già uscita. Però in Italia ancora no. Se avete visto almeno qualche puntata saprete qual è la trama. E io lo guardo giusto per scoprire se prima o poi questi due si incontreranno oppure no. È un cartone, lo so. Però dura poco, quindi me lo guardo. Sapete cosa mi ero scordata di fare oggi? Mi ero detta: ok, domani faccio questo, questo, questo in più. Se c'è tempo, se c'è qualche spazio libero, metto a posto l'armadio. Quindi eccomi qua. Mangiato, sono le 2. Magari mi metto qua così mi vedete meglio. Dan dan dan. Devo mettere a posto l'armadio perché appena ho traslocato tutti i vestiti, perché sapete che ho rifatto la camera da poco, l'armadio era perfettamente in ordine. Poi ho cominciato a comprare altra roba. E naturalmente poi la metti a lavare, la rimetti. Quindi ho ridisordinato tutto quanto, ed è una cosa che a me crea molto molto disagio, cioè tantissimo, mi dà un urto incredibile. E quindi metto la musica su Spotify e metto a posto l'armadio. Vediamo quante cose riesco a togliere, più che altro perché diciamo che cambio gusti abbastanza velocemente, quindi magari trovo qualcosa che non mi piace più. E il disagio più grande sarà quello di provare tutto quanto, perché voglio fare questa cosa. Quindi adesso vado, mi impegno. Cercherò di farvi vedere il prima e il dopo. Tanto accendo la luce se non ci vedo niente, che oggi è un po' nuvoloso. Allora, questa è la prima anta. Sono due ante, quindi non vi sbagliate. Diciamo che la maggior parte sono tipo giacca e camicie, cose così. Poi qui ho cominciato a impilare roba perché non mi entrava più. Quindi qua c'è un po' di roba tipo lavata e stirata. E qui c'è una borsa nuova di Zara che tra l'altro è bellissima. È bellissima. Ve l'ho linkata su 21 Button. Se vi va, trovate il link per seguirmi sotto nell'info box. Poi qui diciamo che lo lascerò così. Bellissima questa maglietta, perché sono tutte cose estive che non ho praticamente toccato. Qui sotto invece abbiamo le borse, i cappelli, le sciarpe, devo mettere a posto. Qui sotto altre borse stanno abbastanza a posto. In realtà qui ci sono i pigiami e le cose per casa. Diciamo questa resterà più o meno invariata, a parte appunto la parte superiore. Il disagio più grande è di qua. Vestiti da questa parte. Qui ho le gonne, pantaloni, altre giacche che non entravano di là. Qui ho le scarpe, altre cose che non mi entravano nei cassetti perché ho comprato jeans a non finire, non so perché. Qui rimarrà sicuramente così perché ci sono più che altro tipo gli accessori, cose così. Questo dovrò fare una cernita pazzeschissima, neanche si apre più. Pesa non so quanto. Sono tutti jeans. Poi qui inizia lo struggle più grande perché ci sono maglioni. Guardate, entra un po', non si chiude più. Qui sotto altri maglioni che ok che occupano spazio e tutto, però bisogna vedere un attimo se ce n'è qualcuno.
qualcuno da togliere e poi vi faccio vedere il dopo. Allora, una parte dopo tipo un'ora e mezza è quasi sistemata. Devo ancora controllare questa parte, ma più o meno l'ho messa a posto. Qui ho lasciato soltanto le scarpe. Qui ho messo a posto tutti i jeans e ne ho tolti alcuni. Idem questo, dei maglioni diciamo un po' più cicciottelli. E questi sono i maglioni un po' più fine e le maglie a maniche lunghe. E adesso passiamo all'anta 2, che è soltanto da rivedere. Lì c'è il mucchio di cose da dar via. Questo è da rivedere. E quello lì invece è da mettere a posto, sono due cose. Quindi chiudo quest'anta, apro l'altra. Tra l'altro sto praticamente nuda. Cioè, per provare le cose mi sono messa un reggiseno al volo e sto in mutande, ma vi avvito lo spettacolo indecente. E niente, quindi faccio questo. Poi mi inizio a preparare, che appunto si sono fatte le 3:40. Io 4:30 devo andare, quindi sì, direi che è ora. Allora, mi sono vestita, in realtà una cosa tipo semplicissima, e mi sono messa questi jeans. Sono di Zara, sono tipo vita normale. Anche lo stivaletto di Zara è quello fatto a calzino, arriva tipo qua sopra. Poi ho messo questo lupetto, questa maglia a lupetto che è di H&M, con lana Tiffany. Il maglione non c'è più, ma è di H&M, è tipo un po' bombatino. Allora, stiamo uscendo. In realtà il parrucchiere è relativamente vicino, quindi e c'è un sacco di vento, non mi sentirete mai probabilmente. E mi è uscito un brufolo. Tutto questo in meno di un minuto. Mi sono truccata, in realtà ho fatto una barbetta facilissima sul viso, non ho nulla a parte un po' di correttore qui, sopracciglia, eyeliner e mascara, basta. Guys, non siete pronti? 3, 2, 1. That's the final result. A me piacciono tantissimo. Adesso col collo alto non si vede bene, però questa è la lunghezza. Io l'avrei fatto un pelino più corti, ma sono più corti dietro e quindi insomma così sono comodi, comodissimi. L'unico fatto è che per tagliarmi i capelli, per rifinire le ultime cose, sono andati tutti i pelettini qua dentro il collo alto. Io devo assolutamente andare a casa e correre a cambiarmi, perché sennò impazzisco. Cioè, infatti sto cercando di non muovermi. E comunque appunto il risultato è fighissimo. Mi ha tagliato tantissimo, tipo una roba del genere. Adesso c'è mia sorella che mi sta scrivendo. Sono le 6 e il film dovrebbe iniziare alle 7:30. Quindi abbiamo tempo. Però sto accompagnando mia madre a fare dei giri. Infatti appunto lei non c'è, e la macchina stavolta non la guido io. L'unico problema è che il cinema è tutto pieno. Cioè tutti i posti sono pieni. Guardate, quelli rossi sono presi logicamente, e noi sul verde. Quindi mi sa che prenderò questi due laterali, perché noi abbiamo la carta del cinema, quindi possiamo prenderli prima, per fortuna. Poi stasera penso prenderemo anche il sushi, perché ho una voglia pazza. È passata una settimana e due giorni dall'ultima volta, e quindi c'è necessità. Comunque fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate. Dopo naturalmente vi faccio vedere meglio, perché adesso sto un po' impicciata in macchina con sta lucetta, non si vede niente, però sono molto curiosa. Eccomi qua, così vedete meglio tutto il mio splendore, senza far caso ai capelli spezzati, ecco che adesso si vedono di più. Però lei mi ha detto, la ragazza che me li ha tagliati, dovevi tagliarli per forza perché erano strarovinati. Comunque appunto li ho fatti più corti dietro e un po' più lunghi davanti. Vi faccio vedere dietro, sono tipo cortissimi. Comunque appunto è super comodo. Guardate qua dietro quanto sono cortini. In più mi sono dovuta cambiare, perché appunto mi avevano riempito il colletto di peli. E adesso vi faccio vedere quanti ce n'erano. Aspettate che l'ho messa qua a lavare. Cioè, poi dite perché dà fastidio. Vabbè, non fate caso all'etichetta. Guardate tutti i peletti tremendi che ti fanno prudere come la morte. Sono tipo ovunque. Quindi a lavare e ciao. Quindi ho messo questa, che è una felpa super oversize che adoro, di Bershka mi pare, o di Pull&Bear. No, Pull&Bear. I jeans invece mi lascio questi, e i stivaletti sono sempre questi di Zara che adoro. E poi il programma è questo: abbiamo preso i biglietti, il film inizia alle 7:30, solo che poi per cenare dobbiamo prendere qualcosa, quindi io adesso in macchina andrò e prendo il sushi da sporto, così appena torniamo ce l'abbiamo qui. Cioè, ma vi pare che io sto in macchina e cosa mi parte? Perfect di Ed Sheeran. Ma io devo sentirmi male. Mi devo sentire male.
Tra l'altro ho preso il cinese, il sushi, quello che è, e sto tornando a casa. E poi si va al cinema, tutti questi giri fantastici. Siamo appena usciti dal cinema, un sacco di gente, non potete neanche immaginare, e io sto camminando e la gente mi starà guardando malissimo. La macchina l'abbiamo parcheggiata in colonia, logicamente, perché c'è più gente del solito, anzi. Comunque il film che abbiamo visto si chiama L'uomo sul treno, penso si chiami thriller il genere, ed è abbastanza carino. In realtà mi è piaciuto parecchio, è molto intrigante, quindi è tutto un oh mio Dio chi sarà, oh mio Dio chi sarà. Naturalmente non vi spoilerò nulla, io l'avevo semi capito, ma si capisce abbastanza. Tu l'avevi capito chi era alla fine? Lo, la stronzetta? No. Beh dai, ma si capiva. No, vabbè, un non po' si arrivata. Adesso arriviamo a casa e mangiamo. Allora, ecco tutta la roba. Questi sono i neghini. Qui ci sono i spaghettini, le nuvolettine. E Mary, eccola qui in tutto il suo splendore. Allora, sono le 11:30, quindi direi che è ora di cambiarsi e mettersi un pigiamino. E mi viene da piangere perché dan 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 dan. Questa è la situazione del mio letto. Non so bene come procedere per poterlo mettere a posto. Penso tutta una montagna di vestiti da dar via, da smistare. Prima la faccio vedere a mia sorella e poi la butterò qui sulla sedia. E poi vado a finire di vedere C'è posta per te. Allora, mi sono struccata, mi sono anche schiacciata un po' di punti neri, se vedete che sono rossa. E adesso sto per andare a dormire. Grazie per aver guardato questo vlog, come sempre. Vi aspetto nei commenti, scrivetemi tutto. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettete mi piace, mi raccomando. Io vi mando un bacio immenso e vi aspetto al prossimo video. Ciao!